Amici di Siena TV, buon pomeriggio, benvenuti alla pista di Mociano con i lavori di addestramento che seguiremo per questa giornata il 6 di maggio, con prosegue dunque il calendario appunto organizzato dal Comune di Siena. Buon pomeriggio da parte di Tommaso Salomoni. Seguiamo la prima batteria che vede 7 cavalli impegnati, già dentro i due canapi vediamo con il numero 1 Quietness, 5 anni Baio di Augusto Posta, il Fantino e Andrea Mari, poi con il numero 2 troviamo Chinoa Prima, 5 anni Sauro di Stefano Serreli, Fantino Alessio Giannetti, poi con il numero 3 Quasimolo, 5 anni Baio di Michela Gori, Fantino Jacopo Pacini, con il numero 4 Quit Gold, 5 anni Baio di Duccio Fatucchi, Fantino Antonio Siri, con il numero 5 Chemas De Sedini, 5 anni Baio di Giuseppe Zed, Fantino Carlo Sanna, con il numero 6 Nike, 8 anni Baio di Simone Picchi, Fantino Enrico Bruschelli, ed in corsa ci sarà Pestifero, 6 anni Sauro di Massimo Leonini, Fantino Luca Minisini. Due cavalli dunque esperti che hanno corso il palio, ovvero Nike e Pestifero, che troviamo al sesto posto e alla settima posizione, ovvero di rincorsa, e poi tutti i cavalli di 5 anni che quindi potrebbero fare l'esordio in Piazza del Campo proprio per quanto riguarda questo 2014. Seguiamo dunque cosa sta accadendo dentro i due canapi, con molto spazio nella parte bassa per Andrea Mari con Quitness, vediamo infatti abbastanza alto Alessio Giannetti con Chinoa Prima, si abbassa in questo momento l'ingresso con subito la partenza molto buona da parte appunto all'interno proprio di Andrea Mari con Quitness, poi la testa della corsa che viene presa da Enrico Bruschelli con Nike. Enrico Bruschelli che va dunque a guidare questa prima batteria con Nike, che viene impegnata molto da Enrico Bruschelli. Vediamo ancora un giro veramente d'andatura molto molto sostenuta per Nike, poi ancora dietro Andrea Mari con Quitness, e si avvicina anche Jacopo Pacini con Quasimolo, che all'esterno vediamo se passa Andrea Mari, al momento no, con la prima posizione che comunque è sempre per Enrico Bruschelli con Nike. Ecco Andrea Mari che richiama Quitness, mentre Jacopo Pacini, pantaloni bianchi, eccolo qua, prosegue con Quasimolo, e vediamo dunque un buon impegno in questa prima batteria, un ritmo piuttosto alto soprattutto per quanto riguarda i primi due giri. La pista sembra in buone condizioni e naturalmente i Fantini ne approfittano per capire anche se oggi possono rischiare qualcosa in più nelle traiettorie. Ancora Jacopo Pacini con Quasimolo, con appunto un buon impegno da parte sua, e poi abbiamo visto anche Alessio Giannetti su Chinoa Prima, ed eccolo qua anche Antonio Siri su Quit Gold, ecco la traiettoria di Antonio Siri che impegna il cavallo di proprietà di Duccio Fatucchi. Molta la presenza come di consueto anche per questo bel pomeriggio di sole alla pista di Mociano e di tanti contradaioli, mentre seguiamo proprio Antonio Siri ancora con Quit Gold, tanti contradaioli, tanti dirigenti di contrada, insomma come di consueto è una bella vetrina a Mociano, anche se poi come sappiamo insomma non vediamo un particolare impegno perché vengono provati alcuni dettagli come la partenza, un paio di traiettorie, ma non c'è un vero e proprio galoppo continuato come invece notiamo alla pista del tamburo di Monticiano, anche se poi insomma in molti dicono che non sia troppo indicativa anche quella pista, soprattutto perché è stata addolcita la curva. Intanto rivediamo la partenza con l'uscita dai canapi buona da parte di Andrea Mari con Quitness, e poi sostanzialmente abbiamo visto insomma almeno 3 o 4 Fantini cogliere in modo perfetto l'attimo della partenza, poi subito passa in testa Enrico Bruschelli con Nike che conduce sostanzialmente per un giro, seguito sempre da Andrea Mari con Quitness, e dunque termina questa prima batteria alla pista di Mociano. Seconda batteria
tutto pronto per la seconda batteria, una seconda batteria anche in questo caso formata da 7 cavalli. Dunque 7 cavalli protagonisti, vedremo con il numero 1 Pado, 6 anni Sauro di Alessandro Chiti, che doveva essere anche il fantino, invece ci sarà Elias Mannucci su Pado in prima posizione. Eccolo qua, Elias Mannucci, che entra in questo momento tra i due canapi. Poi con il numero 2 troviamo Masedu, 9 anni Baio di Giuseppe Zedde, fantino Carlo Sanna. Poi con il numero 3 Quimper, 5 anni Sauro di Walter Pusceddu, che è anche il fantino. Con il numero 4 Quasimodo di Gallura, 5 anni Sauro di Luigi Bruschelli, fantino del figlio Enrico Bruschelli. Con il numero 5 90, 8 anni Baio di Enzo Vannini, fantino Sebastiano Murtas, cambio di scuderia recentissimo per 90, è passato dalla scuderia di Scompiglio a quella di Trecciolino. Poi con il numero 6 Quanna, 5 anni Baio di Silvia Cortonesi, fantino Jacopo Pacini, e di rincorsa ci sarà Italiana De Sedini, 11 anni Sauro di Federica Lucchetti, fantino Mirko Verdigi. Seguiamo subito ciò che sta accadendo all'interno dei due canapi, con difficoltà nel trovare lo spazio. Vediamo se ci riesce Walter Pusceddu con Quimper. Mentre troviamo tranquilla in prima posizione Pado con Elias Mannucci, in seconda Carlo Sanna con Masedu, in terza ancora qualche difficoltà per Walter Pusceddu con Quimper. Poi in quarto troviamo Enrico Bruschelli con Quasimodo. Intanto c'è una forzatura da parte di Quanna con Jacopo Pacini, e chiaramente la mossa che non è valida, con Pacini che non è riuscito a fermare Quanna, che ha forzato il canapo. E dunque riprendiamo con l'allineamento di questa seconda batteria. Qualche problema però per Pado, cavallo montato da Elias Mannucci, con i veterinari del comune di Siena che stanno controllando Pado, lo stanno facendo camminare proprio di fianco a loro e stanno effettuando una valutazione, forse una lieve zoppia per Pado. Vediamo che tipo di decisione sarà presa dai veterinari del comune di Siena. Eccoli qua inquadrati che parlano con Elias Mannucci, e vediamo, insomma, chiaramente non è il caso di rischiare in queste situazioni. Sì, effettivamente ha una zoppia all'anteriore sinistro Pado, abbiamo visto proprio in questa inquadratura, e vediamo appunto quale sarà la decisione. Potrebbe anche essere ritirato da questa batteria per non rischiare problemi più gravi. Vediamo allora ancora Elias Mannucci che sta dialogando proprio con i veterinari. Pado, che lo ricordo doveva essere montato da Alessandro Chiti, invece abbiamo visto Elias Mannucci terminato questo colloquio tra i quattro veterinari Pepe, Calbucci, Caforio e Castellano, e Elias Mannucci che esce dalla pista con Pado. Questa dunque la decisione presa, non si rischia nulla, e dunque questa batteria, la seconda, si correrà con 6 cavalli. Ritirato Pado, cavallo di Alessandro Chiti di 6 anni, che veniva montato da Elias Mannucci, quindi non si rischia. Questa è un po' la filosofia che giustamente viene presa in particolare per queste sedute di lavori di addestramento a Mociano. E dunque seguiamo allora ancora questa seconda batteria. In precedenza c'è stata la forzatura di Quanna con Jacopo Pacini, che è andato a forzare il canapo anteriore, e dunque troviamo adesso in prima posizione con il numero 2 Masedu, montato da Carlo Sanna. Eccolo qua dentro i due canapi, Masedu, cavallo esperto, 9 anni. Accanto a lui Quimper con Walter Pusceddu. Poi in terza posizione a questo punto troviamo con il numero 4 Quasimodo di Gallura con Enrico Bruschelli. Poi accanto a lui con il numero 5 90 montato da Sebastiano Murtas, con il numero 6 Quanna con Jacopo Pacini, e di rincorsa ci sarà Mirko Verdigi con l'esperta Italiana De Sedini, 11 anni per Italiana De Sedini.
Vediamo allora la situazione dentro i due canapi, soprattutto Quanna con Jacopo Pacini. C'è stata una forzatura, come detto in precedenza, da parte di Quanna. Fuori posizione Walter Pusceddu con Quimper, mentre si è portato in seconda posizione Enrico Bruschelli con Quasimodo di Gallura. Tranquillo invece in prima posizione Carlo Sanna con Masedu. Un po' di agitazione invece nella parte centrale del canape. Vediamo anche Jacopo Pacini che deve trovare il canape anteriore con Quanna, lo fa. Fuori posizione invece Enrico Bruschelli con Quasimodo di Gallura. Posizioni decisamente invertite, comunque si avvicina anche all'ingresso della rincorsa Mirko Verdigi con Italiana De Sedeni, preferisce ancora aspettare un po' prima di entrare tra i due canapi, lo fa in questo momento. Buona la partenza di Jacopo Pacini con Quanna, lo segue Carlo Sanna con Masedu, poi la terza posizione per Enrico Bruschelli con Quasimodo di Gallura. La prima curva che viene affrontata con Pacini, ancora in testa con Quanna, lo segue da vicino Sanna con Masedu. Veramente buono il ritmo di questo primo giro, forse un po' largo Pacini. Vediamo allora Carlo Sanna che passa all'interno e spinge con Masedu. Molto impegnati dunque questi due cavalli. Buona in particolare la partenza per Pacini con Quanna. Ancora un secondo giro con Sanna che spinge forte, fa galoppare Masedu, lo segue Jacopo Pacini con Quanna, e sostanzialmente sono i due fantini che hanno lavorato maggiormente in questa seconda batteria. Vediamo se poi, come accade solitamente, insomma, anche altri cavalli vengono provati durante queste batterie. La partenza, come detto, è stata indubbiamente provata da questi due fantini. Prosegue il lavoro di Pacini con Quanna, che Pacini che ha voluto riprovare appunto la traiettoria che ricalca la curva del Casato, prima la traiettoria forse un po' troppo larga, e allora Pacini ci ha riprovato. Intanto seguiamo anche Walter Pusceddu su Quimper. Tra l'altro Walter Pusceddu, lo ricordiamo, è uno dei due fantini squalificati per il Palio di luglio insieme a Luigi Bruschelli, detto Tricciolino. Dunque due squalifiche, due opportunità in meno per loro, ma anche per le contrarie, visto che Cialino non c'è bisogno di dirlo, ma anche Bighino aveva trovato con continuità un giubbetto nelle ultime carriere, soprattutto per la sua grinta nel fermare anche l'avversario. Eccolo ancora Walter Pusceddu su Quimper. Intanto andiamo a rivedere la partenza. Buono lo spunto subito di Jacopo Pacini con Quanna. All'interno era partito bene anche dalla posizione bassa Carlo Sanna con Masedu, e sostanzialmente questi due cavalli sono stati i più impegnati, si sono fatti vedere per i primi due giri, si sono alternati in testa e hanno effettuato indubbiamente un buon lavoro in questa seconda batteria. Lo ricordo, c'è stata una mossa falsa con una forzatura da parte di Quanna e un piccolo infortunio per Pado, che è stato ritirato dopo un consulto tra i quattro veterinari del comune di Siena e Elias Mannucci, il suo fantino. Si fermano sostanzialmente tutti i fantini, fermano i cavalli, e dunque termina anche questa seconda batteria che abbiamo seguito insieme. Terza batteria dunque, con sette cavalli protagonisti, già dentro i due canapi con il numero 1 Ora di Gallura, 7 anni Baio di Angela Rossi, fantino Jacopo Pacini. Eccolo qua che sta dialogando con Ora di Gallura. Poi con il numero 2 troviamo Luigi Carrus su Quintiliano, un 5 anni Baio di Niccolò Rugani. Poi con il numero 3 Orpen, 7 anni Baio di Graziano Chiappetta, fantino Andrea Chessa. Con il numero 4 Ronzio, 4 anni Baio di Walter Pusceddu, che è anche il fantino. Poi con il numero 5 Osvaldo, 7 anni Baio di Roberto Danesi, fantino Alessandro Colombati. Con il numero 6 Quintiliano di Agenta. Intanto attenzione, perché Ora di Gallura ha forzato il canape posteriore con Pacini, e dunque
viene interrotta appunto questa terza batteria, dovrà essere sistemato appunto il canape posteriore. Vediamo Pacini che al momento resta pronto in partenza, probabilmente tranquillizza anche ora di Gallura. Eccolo qua, infatti esce dalla fase della mossa. È una mossa che dunque riprendiamo ancora con Pacini in prima posizione su ora di Gallura, 7 anni Baio di Angela Rossi, con il numero 2 Quintiliano, 5 anni Baio di Niccolò Rugani montato da Luigi Carrus, con il numero 3 Orpen, 7 anni Baio di Graziano Chiappetta, Fantino Andrea Chessa, con il numero 4 Ronzio, 4 anni Baio di Walter Pusceddu che è anche il Fantino, numero 5 Osvaldo, 7 anni Baio di Roberto Danesi, Fantino Alessandro Colombati, numero 6 eravamo rimasti fermi qua, Quintiliano De Aigenta, 5 anni Baio di Emiliano Rinaldi, il Fantino è Luca Veneri, e dalla posizione di rincorsa ci sarà Gira e Rigira, 12 anni Sauro di Marco Sampieri, Fantino Carlo Sanna. Vediamo allora come si presenta la situazione all'interno dei due canapi, con la prima posizione per Pacini con un'ora di Gallura, in seconda posizione troviamo Orpen con Andrea Chessa, fuori posizione invece Luigi Carrus con Quintiliano, dentro i due canapi invece Walter Pusceddu con Ronzio, cavallo giovane, molto giovane, 4 anni, dato Carrus trova la prima posizione con Quintiliano, si appoggia anche al canapa anteriore, vedete un po' di movimenti, dentro anche Alessandro Colombati con Osvaldo, l'unico cavallo di questa terza batteria ad aver raccorso il palio. Come detto, di rincorsa ci sarà Gira e Rigira. Entra in questo momento, la partenza è buona, buonissima da parte di Andrea Chessa che va a spingere con Orpen, e anche dalla posizione di rincorsa subito all'esterno Gira e Rigira con Carlo Sanna. Ancora seguiamo questo impegno notevole da parte di Andrea Chessa con Orpen, dopo un ottimo spunto in partenza. Ancora Nappa secondo che spinge il cavallo di Graziano Chiappetta, lo segue ancora Gira e Rigira con Carlo Sanna, ancora Andrea Chessa con un secondo giro ancora ad andatura intensa, ritmo molto elevato per Orpen, impegnato dunque nella fase della partenza e poi per due giri. E vediamo infatti Andrea Chessa che va adesso a richiamare Orpen. Buone indicazioni dunque a questo spunto di due giri. Poi vediamo anche Pacini con ora di Gallura, lo segue Luigi Carrus con Quintiliano. Eccolo Pacini che aveva avuto un problema alla mossa con ora di Gallura, che aveva in pratica forzato e anche rotto poi il canape posteriore, che è stato sistemato alla vecchia maniera con un bel nodo. E seguiamo dunque Luigi Carrus su Quintiliano, e poi anche dietro di lui, eccolo qua, Luca Veneri con Quintiliano De Aigenta. Luca Veneri che va ad impostare adesso la curva con la pendenza e la traiettoria di San Martino. Seguiamo ancora l'ingresso, Orpen prontissimo, si mette subito sulle gambe con Andrea Chessa, che dunque va a prendere in modo perfetto l'attimo della mossa e poi effettua due giri all'andatura piuttosto elevata. Subito dietro a lui Gira e Rigira, che dalla posizione di rincorsa con Carlo Sanna ha preso la traiettoria esterna e si è portato appunto subito in seconda posizione. Dunque buone indicazioni anche per questa terza batteria. Proseguono intanto alcuni fantini a impegnare i propri cavalli. Vediamo Luca Veneri ancora con Quintiliano di Aigenta, ma sostanzialmente adesso il ritmo va scemando e dunque va a terminare anche questa terza batteria che abbiamo seguito insieme. Ed è arrivato anche il momento della quarta batteria, che rispetto al programma vede due assenze. Infatti non è presente con il numero 1 Pacifico, 6 anni Baio di Dario Collagi e Fantino Luca Veneri, quindi
non è presente Pacifico, così come non è presente con il numero 5 Quindigiu, 5 anni Baio di Giuseppe Zede, che deve essere montato dallo stesso Gingillo. Solo 5 dunque i cavalli che prenderanno parte a questa batteria. Proviamo con il numero 2 Contro Tutti, 6 anni Sauro di Marco Sampieri, Fantino Carlo Sanna, con il numero 3 Quarter, 5 anni Sauro di Serena Butteri, Fantino Luca Minisini, con il numero 4 Nannè Dumeu, 8 anni Baio di Alberto Riccieri, Fantino Andrea Coghe, e poi con il numero 6 Porto Regal, 6 anni Baio di David Tomei, Fantino Jacopo Pacini, di rincorsa ci sarà Oriox, 7 anni Sauro di Giulia Zingarelli, Fantino Federico Arri. Dovrebbe essere più agevole naturalmente il posizionamento all'interno dei due canapi, con molto spazio. Vediamo adesso fuori posizione, la trova ora sul canapo anteriore Pacini con Porto Regal. Immobile invece in prima posizione Carlo Sanna con Contro Tutti, la seconda posizione per Luca Menisini con Quarter, e poi in quarta Andrea Coghe con Nannè Dumeu. Si avvicina, c'è l'ingresso, è buona subito la partenza di Carlo Sanna con Contro Tutti, poi Luca Minisini con Quarter a prendere la prima posizione, ad impostare la curva di San Martino, poi terza posizione che viene presa, anzi la seconda in questo momento viene presa da Andrea Coghe con Nannè Dumeu. Seguiamo ancora però il lavoro di Luca Minisini con Quarter, che fa effettuare un primo giro buono per il cavallo di proprietà di Serena Butteri, e poi la seconda posizione ancora Andrea Coghe con Nannè Dumeu, e la terza è Federico Arri con Oriox. Ancora Luca Minisini che prosegue il suo impegno con Quarter, vediamo se va a richiamare adesso, no, spinge ancora Luca Minisini. Lavoro veramente molto intenso, Andrea Coghe lo sta seguendo da vicino, quindi Quarter e Nannè Dumeu che hanno caratterizzato al momento questa quarta batteria. Ancora una buona intensità per questi due cavalli che sostanzialmente sono stati più impegnati, insieme anche ad Oriox, che eccolo qua con Federico Arri adesso va a spingere, mentre la prima posizione viene presa da Andrea Coghe con Nannè Dumeu. Adesso si avvicina anche Federico Arri con Oriox, spinge anche Federico Arri, insomma buono il ritmo anche di questa quarta batteria. Un Mosciano interessante fino a questo momento, più impegnativo del solito. Eccolo Federico Arri con Oriox, Federico Arri che dunque si sta impegnando con il cavallo di Giulia Zingarelli, mentre insomma tutti gli altri stanno rallentando, solo questa accoppiata si sta distinguendo in questa fase finale della quarta batteria. Rallenta anche Federico Arri con Oriox, e dunque possiamo anche andare a rivedere il momento della partenza, una partenza che ha visto subito lo spunto dalla prima posizione buono di Carlo Sanna con Contro Tutti. Carlo Sanna che poi di fatto va a rallentare subito, passa in testa Luca Minisini con Quarter. Buoni i primi due giri per Luca Minisini, che poi viene seguito da vicino, da molto vicino, da Andrea Coghe con Nannè Dumeu, e dunque una quarta batteria interessante. Intanto facciamo una breve pausa, linea alla regia, e poi di nuovo insieme con i lavori di addestramento alla pista di Mosciano.